Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetest e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ita! In 720p. LOL. Sì, tra l'altro, a proposito, potrei benissimo registrare 1080p, solo che la mia linea ci metterebbe tipo una giornata intera per caricare l'episodio, quindi 720p is the way. Mentre qui sta bellamente caricando in eoni di tempo il nostro mining drill MK3 e ci vorranno le ere. Com'è demand zero? Sì, che chiede. Ci vorranno degli eoni. Tra l'altro forse. No, beh, quei due li metto, poi vediamo cosa succede. Io direi che possiamo iniziare a pensare al nostro sistema di elettricità. Ciudad Juarez. Però torniamo un attimo al piano terra e andiamo ad attivare il World Anchor, perché va aggiornato ogni volta, perché se no non funziona mica. E quindi lo updateiamo e andiamo giù sotto. Via in cantina. Ok, allora qua abbiamo un pochettino di maïs, effettivamente. Allora, come strutturiamo la questione? Qui l'output è dagli ultimi 6. Dovremmo mettere probabilmente un autocrafter che crafti e poi i tra l'altro ce l'ho high voltage quei generator, non lo so, degli high voltage generator che producono energia che poi la sparino su in cima tramite dei cavi che caviscano. L'unica questione è che avremo bisogno di un supply converter per portarlo a medium voltage, perché qua abbiamo tutto medium voltage, anche perché di high voltage c'è davvero poco. Se andiamo a cercare qua su high voltage, i macchinari high voltage sono davvero pochi, perché abbiamo solo la fornace e la batteria e basta, il quarry. Ma il quarry è un discorso che non ci serve adesso. Quindi c'è solo la fornace high voltage, non mi sembra il caso di andare a fare due cose diverse per fare la fornace e per fare l'altro fare. Anche perché alla fin fine la maggior parte delle cose che facciamo le facciamo tramite questo. Male che vada, l'unica cosa che potrebbe interessarci di high voltage sarebbe il battery box, che però è un pugno in un occhio da fare. E non credo di avere particolarmente l'intenzione ora come ora di usare un una vita di tempo per andare a fare quel coso, eccola. Però andrei a schiaffare un altro po' di. Dov'è che io ho. Ok, le bottle. Ne andrei a schiaffare un altro bel po' qua, perché si sta ciucciando energia come se non ci fosse un domani quel mining drill. Cioè, lascia stare. Allora, quindi abbiamo bisogno di vedere innanzitutto se quelli che abbiamo qua sono high voltage, no, sono medium voltage. Secondo me la cosa più interessante sarebbe di renderli high voltage per produrre di più, ovviamente. Poi convertendo avremo una conversione che è quella. Ah no, non è tanto, sto parlando di fornace, ma non è la fornace, questo qua è il generatore. Avremo bisogno di un discreto po' di roba, effettivamente. Anche perché l'high voltage transformer non è così banale. E ci chiede stainless steel ingot, di cui non abbiamo grande disponibilità ora come ora. Quindi penso che al momento la cosa più utile da fare sarebbe quella di andare direttamente di medium. Sì. Tra l'altro ne abbiamo parecchi, quindi non dovrebbe essere un problema. Allora, autocrafter non ne abbiamo. Io prenderei allora a costruire un autocrafter. No. Andrei prima a fare la cavistica, ok? Avremo bisogno di molti cavi, di molti medium voltage cable. Allora andrei su MV. Per cui per fare questo abbiamo bisogno di un sacco di gomma e un sacco di copper. Allora, innanzitutto andiamo a farci uno stacchetto di cavi? Che dite? Sì. Andiamo così a fare uno stacchetto, quindi se moltiplica per 2 dobbiamo prendere me mezzo stack di copper, che a occhio e croce è questo. Perché mezzo stack sono 45, sono 90, sono 49, sono 98.
No, perché se faccio mezzo stack mi viene 49,50, esatto. 49 divisibile per 3, manco per il nulla. 48 invece sì, perché 4, 8, 12, 12 divisibile per 3. Ottimo, quindi possiamo andare a usare questi per fare un po' di affari, però abbiamo bisogno di molte paper che qua non abbiamo per niente. E la carta si fa con le canne da zucchero, se non ricordo male. Quindi dobbiamo andare a farmare un po' di canne da zucchero, se ne abbiamo. Scusate un attimo. Stavo dicendo, dobbiamo guardare se abbiamo per caso già delle canne da zucchero qua. Sì, infatti ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo in grande abbondanza, quindi allora. E sto giro l'ho usata, visto? Visto che mi dite che non la uso mai. Allora, uno stack. Due stack, che tanto ne va. Già che ci siamo, però raccogliamone un po' per ripristinare un po' di quelle che abbiamo consumato. Andiamo a dormire, va? Corri. Ok. Scusate, di solito non la uso la corsa, ma quando ci va, ci va. Quando ce vo, ce vo. No, devo andare di qua per raccogliere le canne da zucchero. Canne da zucchero is the way. Non me ne darà uno stack, ma almeno ci faccio qualcosina. Ok. Sì, 36 è un niente. Si potrebbe anche fare l'autocrafter poi. Una forma automatica, scusate, che è autocrafter. L'autocrafter tanto dobbiamo farlo. Allora, questi sono 12, vero? No, sono 16, ok. Quindi andiamo ad averne 16 anche così. Ottimo. Sì, avrei potuto usare la funzione del copy to craft guide, crafting guide, eccetera, eccetera, ma non l'ho fatto perché sono idiota. E me ne dimentico sempre. Abbiamo ancora più paper di prima, però abbiamo giusto 6 rubber fiber e giusto 7 raw latex. Tra l'altro, quella si faceva semplicemente. Ah, no, vedi che ci va anche il coal dust adesso. Porca miseria. Beh, andiamo a prendere un po' di. Ce l'ho qua il tree top, sì. Andiamo a prendere un po' di gomma, che ne avremo bisogno di un sacco se vogliamo fare uno stack di medium voltage cable. Che poi uno stack magari non ci serve neanche, ce ne serve meno di uno stack, ovviamente. Andiamo a farne un po' e poi vediamo quanti ce ne mancano, ecco. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14. Aspettate che tolgo quelle foglie che così posso prendere anche quelli nascosti. Ok, là è andato. Qua togli ste foglie. Togli ste foglie. Ok. L'ha preso, dovrei essere a posto. Sì, ci sono là sopra, ma non vado fin là sopra giusto per prendere della gomma in più. Un altro albero della gomma dovrebbe essere laggiù in fondo, dove c'era quella bellissima collinetta che si vedeva dal ponte. Tra l'altro, hanno messo la mappa, ma non l'aggiungo mai la mappa. Io sono un idiota, come sempre. A parte che negli ultimi episodi eravamo sottoterra, quindi non è che fosse particolarmente necessaria, ma. Ciurma, sono mortificato. Cioè, voi non immaginate, ma ho parlato per altri 10 minuti almeno, abbondanti, e ho fatto altre cose per 10 minuti, non sapendo che il mio video, cioè il mio software di registrazione, avesse come shortcut per la pausa Shift F9, che è quello che ho usato per cambiare la mappa. E quindi voi vi sarete bloccati quando io stavo controllando la mappa per andare in là a cercare la gomma. Che
Che rabbia! Mi vanno tutte storte. Comunque ho trovato la gomma, ho grindato del carbone, ho messo tutto insieme. Tra l'altro probabilmente questo video diventerà più corto di quanto non dovrebbe essere perché ho fatto un sacco di cose nel frattempo che non sono state registrate. Ho grindato del coal, ho fatto i cavi, ho messo i cavi che passano qua sotto. Adesso vi faccio vedere, vi mostro. Qua ci sono i cavi che vanno giù sotto. E giù sotto ho messo due generatori. Adesso stavo guardando come fare l'autocrafting. E controllo da quanto sto registrando. Ed era in pausa. Su 9 minuti. Quando era tipo tantissimo che stavo registrando. Ho due plastic sheet. Non demoralizziamoci troppo. Ah, due cosi. Due plastic sheet. Dove sono? Qua. Ma li prendo da qua, scusate. Due plastic sheet. Che a parte che poi li riordinavo, quindi potevo prenderli da dove volevo. E 5 di iron. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Copy to craft guide. E mo, questo ce l'abbiamo. Dei tubi ce l'abbiamo qua o ce l'abbiamo nell'inventario? No, ce l'abbiamo qua. Ok, quindi direi che possiamo andare a piazzare sta roba in cantina. Allora, come potete vedere, appunto, sono arrivato fin là con i cavi. Qua sotto, in pratica, se andate un po' più in là, è esattamente sotto dove sbuca il cavo. Cioè va in linea retta in là e poi sale su dritto. Ho messo questi due che sono collegati da sotto. E ora vorrei mettere l'autocrafter che spari loro. Allora, io avrei una mezza idea di fare una cosa di questo genere. L'autocrafter ha output da una sola parte, da entrambe le parti. No, output da una sola parte, suppongo. O da due. Forse però mi conviene di più fare che quelli li mettiamo dietro. Visto che ho lasciato lo spazio dietro apposta. Quindi 1 e 1, 2. Però in questo modo arriva prima uno e poi all'altro. Dovrei mettere una sorta di bivio. Per cui lui decida, vado a destra o vado a sinistra? E non che arriva prima uno e quindi riempi prima con l'uno. Ok? Vorrei che possano avere il 50% di possibilità. Perché altrimenti uno si riempie di uno stack di affari e l'altro non ne ha neanche uno. Quindi io direi che forse la cosa più ottimale sarebbe quella di... No, non lo so qual è la cosa più ottimale a sto punto. Beh, potrei metterla... No, da davanti non lo prende. Potrei mettere tipo in questo modo, così. È un po' ingombrante, però ci può stare, nel senso che però non è dispari. Non è dispari. Dovrei fare una cosa tipo separarli a metà. Ecco, potrei fare una cosa tipo separandoli a metà. Mettiamo... Sì, ho bucato tutto, ma... mettendo un low voltage cable qua, andiamo a sistemare questa sand qua dove l'ho spaccata per sbaglio. Mettiamo questo. Qua in mezzo ci mettiamo... Cos'è successo? Mettiamoci questo tanto per... E fare tipo così. E ora, se noi attacchiamo di qua, ci dovrebbe essere la stessa probabilità di andare in un verso o nell'altro. Ora, tutto questo è molto ingombrante. Se lo facessimo di sopra, funziona ugualmente? È la mia domanda. Troveremo una risposta? Chi lo sa? Allora, se noi facessimo così, ok, e avessimo un output che glielo spara là dentro. Allora... L'output è molto probabilmente... No, perché lo sto mettendo qua? Molto probabilmente l'output corrisponde a item wise filter injector, che potrei effettivamente mettere
Non lo so. Mi sento stupido. Sto pensando come metterlo in modo da non che non risulti troppo brutto, che non debba fare troppo casino. Se lo incassassi, allora lo mettessi tipo così e qua dietro ci mettiamo una piccola nicchia per l'autocrafter. È bruttino, eh? Diventa discretamente bruttino. Però posso sempre coprire là, effettivamente. Si può fare una cosa di questo tipo, no? E lo rendo simmetrico, tanto per, dai. No, non ha senso renderlo simmetrico, però vabbè. Allora, e mettere... Tanto qua ci va una Blinky Plant, che posso metterla sotto magari. Così non la vede nessuno. Che dite? Funziona se è sotto, non mi ricordo più. Credo di sì, vabbè, sperimenteremo adesso. Allora, qua dovrebbero arrivarci gli co i cosi di mais. Ne andiamo a mettere già il la recipe, che dovrebbe essere così. No, con 6. Ok. E poi dovrebbe schiaffarli là dentro. Quelli là dovrebbero tra l'altro questo qua sì, becca il sistema, il switching sì, switching station si chiama, no? Switching station. Sì, switching station di sopra, la becca. La becca. E quindi non dobbiamo metterne un'altra. Ora quelli, ipoteticamente, la cosa migliore da fare sarebbe... Ah, adesso tutti la mandano di là, che è un bel casino. Dovrei invece girare tutto, farli arrivare tutti qua e farli passare tipo sotto in modo che non mi impiccino. Tipo farli passare qua che gira e che gira e arriva là. Sì. Direi che ci può stare e che non arrivino laggiù in fondo. Però allora, prima facciamo che collegarli all'ultimo proprio. Allora, mettiamo così per ora. Poi... lo sapevo, lo sapevo. Ok, facciamo che fare tipo così. Così, così, cosa, cosa. Così, cosa, così, cosa. Che mi sembra una discreta idea. Qua posso anche chiudere, che non mi serve. Ok, così dovrebbero spararli là dentro. Quell'autocrafter dovrebbe fare in fretta e spararli a quelli che mi alimentano sopra. Ora, qui dovremmo... Allora, il cacciavite ce l'ho. Sì, lo screwdriver. Allora, direi che questi li giriamo. Ma che poi non ha senso perché vanno messi invece dall'altro lato. Nespa. Allora, qua stacco. È una miseria, faccio solo danni. Allora, perché più che lì dovrebbe essere là. Non mi sono espresso per niente in modo chiaro, però il problema non è quando esce dove deve andare, ma è quando entra. Cioè, nel senso che non deve andare in quell'altra direzione. Quindi così, mentre qua ci mettiamo questo. Ok. Questo lo togliamo
e mettiamo questo, e questo lo togliamo e mettiamo questo lo togliamo e mettiamo questo lo togliamo e mettiamo questo. Qua è uscito del grano nel frattempo, perché ovviamente ora non conduce da nessuna parte il condotto. E qua, sì, magari non andando a sfondare tutto, deve scendere in giù. Ok? E teoricamente dovrebbe effettivamente funzionare così. Adesso potremo scoprirlo solo vivendo. Ok, ne arriva uno. Perfetto, vediamo. Allora, là, vede, non può andare. Ok, quindi va in là. Là vede che non può andare. Ok, tra l'altro li prova tutti. Stupidaggine. Là vede che non può andare. Là vede che non può andare perché quelli sono più corti. Va in giù. Ok, l'ho visto sparire. Andiamo pian pianino. Dovrebbe esserci, quasi arriva. Ed eccolo. Eccolo qua il primo. Ora quegli altri ancora non ci sono. Non sono ancora abbastanza pronti quelli là per essere sparati in giro. Ah no, però questa ci serve se per caso ci siano degli avanzi, effettivamente. Questa deve stare. Perché se per caso avanzano da sotto, dal circuito di sotto, almeno si vanno a depositare là e non vengono droppati fuori. Capito? Nel senso che qua. Ah, adesso dovremmo andare a riempirlo di cobblestone quello, perché altrimenti ci imbroglio soltanto. Qua, quando anche l'ultimo è pieno, altrimenti quelli dell'inizio vengono sparati via. Cioè vengono buttati a mare proprio. E quindi non ci va come cosa. Dovremmo andare a prendere della cobblestone da sostituire. Ma a parte che. No, ma non ne ho abbastanza con me. Non ne serve molto perché. Basta davvero tipo uno stacchettino, ma neanche uno stacchettino. Ne bastano 8 unità per ogni deployer. Tra l'altro questo video ho detto verrà più corto, invece sta venendo lunghissimo. Cioè, ormai sono tipo, non dico 40 minuti, ma quasi, che sto registrando. Voi ne state vedendo molti di meno, ma. Quello è. E tra l'altro è mezzogiorno praticamente in mezzo, e quindi devo staccare abbastanza rapidamente. E allora, qua possiamo togliere tutto sto grano che non serve a nessuno. Ma il grano è mais poi in realtà. Allora, togli qua, che tanto basta che ci sia il primo. E vai a mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Vabbè, questo posso anche farlo off camera effettivamente, di togliere tutto sto mais a mano. E a rimpiazzarlo con della cobblestone. Così magari posso anche andare a pranzare in allegria. E quindi io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, e tra l'altro a commentare se avete dei commenti sul tipo di farm che ho tirato sul come sta venendo ora come ora la farm. E se avete dei consigli, ecco, se voi l'avreste fatta in un altro modo, qual è il vostro modo preferito anche per, insomma, alimentare il vostro impianto energetico su Mindtest. E noi ci vediamo nel prossimo video, sabato prossimo. Ciao a tutti e buona giornata.